Chiedo a tutti di entrare e accomodarsi in sala, grazie, se no salta il pranzo. E per chi è in sala, gli altri passate parola, volevo dirvi che i seminari di questa mattina li stiamo registrando, quindi vengono messi a disposizione e vi condivideremo anche le slide dei vari interventi. Quindi questo non vuol dire che non potete far foto, assolutamente, però volevo solo dirvelo che così avete sia la narrazione e anche le slide, ok?
Ok, attendendo che si siedano le ultime persone, io invito Valeria Fabretti, ricercatrice del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler. Il suo intervento è intelligenza artificiale e educazione verso un approccio critico e consapevole. Grazie Valeria, adesso sistemiamo anche le slide. Questa parte? Sì, ok, perfetto. Grazie. Allora, ben trovati anche da parte mia, davvero un piacere poter partecipare, contribuire a questa mattinata, a questa giornata, in realtà, perché sarò con voi anche in un workshop pomeridiano, portando una prospettiva ulteriore che è parte del questo grande composito laboratorio che è FBK, che è quella del Centro per le Scienze Religiose. Siamo appunto un centro di ricerca di dimensioni un pochino più piccole, ma insomma che porta un contributo molto attivo anche nella riflessione sull'AI, con un particolare, appunto, una particolare attenzione a alcuni temi che sono anche stati già in parte toccati, che sono principalmente quelli dell'etica, delle implicazioni sociali ed etiche dell'AI, ma anche uno sguardo, diciamo, ampio su le questioni che si aprono nella società dell'intelligenza artificiale. Noi ci occupiamo di diversità, soprattutto di diversità religiosa, di relazione tra appunto religioni, spiritualità e società nelle sue diverse dimensioni. Quindi siamo abituati a ragionare appunto su queste grandi questioni sociali da un punto di vista filosofico, anche sociologico. Il mio background in particolare è di tipo sociologico. Proverò a portare un contributo a questa riflessione facendo fare un po' un percorso, un giro che parte da diciamo i due termini della questione che sono emersi sin qui in modo molto chiaro, no? Quando parliamo di educare con l'intelligenza artificiale, che è il tema di oggi, e entreremo nel merito più in particolare nel pomeriggio, abbiamo tutti un po' in mente queste diverse antinomie, queste, se vogliamo, anche polarizzazioni, no? Un tempo si parlava di queste grandi polarizzazioni di fronte all'avvento dei new media, delle società mediatiche, gli apocalittici e gli integrati, diceva qualcuno. No, abbiamo effettivamente comunque ancora e risuona dentro di noi un po' questa polarizzazione. Da un lato un'accettazione, un'inclusione, l'integrazione del lavoro nel lavoro educativo dell'intelligenza artificiale, con toni più o meno entusiastici. Quelli che proponiamo oggi sono toni, mi sembra, veramente molto equilibrati, interessanti da abbracciare, ma ci sono anche una serie di timori che peraltro condivido. Adesso un piccolo aneddoto, anche come genitore, no? In fondo anche i genitori sono educatori. Proprio prima di qualche giorno, pochissimi giorni fa, compito a casa per mio figlio 14 anni, componimento narrativo o poetico sul tema della migrazione. Era ovviamente un compito di italiano. Bene, difficilissimo, insomma, no? Provo un po' a capire come se stesse orientando mio figlio tra i vari baratri che gli si aprivano davanti. Insomma, una volta che aveva trovato un po' la quadra, gli chiedo: ma senti un po', ti sei confrontato con i tuoi compagni, le tue compagne, non so, Ale, il tuo amico, che cosa fa? Boh, penso si butterà su ChatGPT. Ok, allora, un componimento poetico sulla migrazione fatto da ChatGPT. Sono tanto curiosa di sapere poi come sarà valutato, chissà se l'insegnante si accorgerà, no? Di questo escamotage. Ho chiesto poi a mio figlio come cosa gli aveva detto la professoressa sul lavoro che aveva fatto lui, e mi ha detto: no, mi ha detto bravo, ma l'hai copiato, vero? L'hai preso da Google. Allora, è un po' emblematico questo racconto, per dire, da un lato, appunto, della fatica che gli educatori, gli insegnanti, ma anche io come genitore che osservavo, no, un po' questi accadimenti, abbiamo nei confronti del rapporto che i ragazzi già hanno, i ragazzi e le ragazze già hanno con,
con le AI nella produzione, nell'elaborazione del pensiero, diciamo così. Oggi io mi concentrerò soprattutto su questo aspetto. Ora proviamo a allontanarci un attimo da questa idea, da questo timore di fondo nei confronti dell'uso delle AI che è concorrente, fa concorrenza a quello che noi vorremmo come educatori, come educatrici, che fosse l'esercizio del pensiero, no? Della riflessione critica. In questo provare a prendere distanza da questa paura, sicuramente la prima operazione che dobbiamo compiere è pensare, prima ancora che educare con le AI, a educare alle AI, all'intelligenza artificiale, e su questo anche Gianluca ha già dato degli elementi, no, importanti. Condividiamo peraltro insieme questa esperienza di ricerca di un progetto Erasmus europeo, in cui appunto abbiamo provato ad accompagnare scuole di diversi paesi appunto implementare dei percorsi educativi sull'intelligenza artificiale nelle loro classi. Siamo partiti dal DigComp, non mi soffermo su questi documenti che sono stati già in parte illustrati, probabilmente conoscete ed è facile consultare, no? Si tratta comunque di un'alfabetizzazione. Un'alfabetizzazione che però apre nel DigComp e poi viene esplosa particolarmente in altri documenti, tra cui queste appunto Ethical Guidelines on the Use of AI and Data in Teaching and Learning for Educators, di cui ha parlato anche già Gianluca. Viene esplosa la componente, diciamo, delle soft skills legate che si intrecciano alle digital skills, quindi critical thinking, capacità di discernere, di individuare accanto al funzionamento, no, di queste tecnologie. Quindi insieme ad imparare come funzionano gli algoritmi, bisogna imparare a usare le fonti, fact checking, capire come si fa a verificare che le fonti siano attendibili, scorgere dietro appunto al funzionamento e alle informazioni che vengono date da queste fonti le caratteristiche distorsive, no? Abbiamo parlato di bias. Quindi in questa guida, per esempio, si parla di scatola nera, che è stata anche già citata, dell'intelligenza artificiale, quindi il fatto che il funzionamento non è sempre tracciabile agli occhi nostri, no? Dei fruitori, soprattutto dei meno appunto esperti. Si parla di bias, si parla di deepfake, su cui insomma appunto abbiamo già avuto modo di passare, ma sicuramente ci torneremo. Si parla anche del fatto che appunto i messaggi e le informazioni che si trovano possono essere non solo distorsive ma anche manipolatorie. Sono alcuni dei temi, no, che sono posti in questa guida, così come in altri documenti anche delle organizzazioni internazionali, che sono molto importanti per gli educatori. Si aprono quindi da questa scatola, diciamo, di educazione alle AI che tenga in conto appunto la componente delle implicazioni sociali e etiche, almeno due ordini di questioni. Da un lato ci sono i criteri di gestione, quindi il fatto che qualcuno, appunto forse Giuseppe Jurgen ha già citato questi aspetti, no? Che la gestione, lo sviluppo dei sistemi di AI debba essere guidata da principi come la supervisione umana, la trasparenza, l'inclusione, quindi l'evitamento di usi discriminatori, di funzionamenti discriminatori, la sicurezza e la privacy, l'accountability, cioè il fatto che qualcuno debba poter essere responsabile di quello che viene prodotto. Possiamo chiederci, diciamo, questa è una partita che si gioca sopra le nostre teste, no? In parte forse sì, però mi piace pensare, e un po' credo che sia anche lo spirito di questo incontro, di questa giornata di lavoro oggi, che la scuola è anche un laboratorio in cui si sperimenta e in cui si può portare all'attenzione, cioè si possono maturare delle indicazioni, delle istanze che si possono portare all'attenzione di chi poi prende delle decisioni. Sappiamo che anche la comunità europea ha in moto dei meccanismi consultivi molto aperti per la appunto messa a punto di criteri per lo sviluppo prossimo dell'intelligenza artificiale, consultazioni cui hanno partecipato, l'abbiamo seguito come centro studi, per esempio anche le minoranze religiose, no? Quindi le religioni e i leader religiosi
hanno preso parte a questo tipo di consultazione. La scuola chiaramente è un interlocutore, e come in tutte le innovazioni non esiste più, diciamo, l'idea che ci sia un processo semplicemente top down, qualcuno decide, innova, crea l'innovazione e poi noi la sperimentiamo e la usiamo solamente. In realtà l'innovazione è sempre un processo circolare, quindi è importante anche considerare il nostro ruolo, il vostro ruolo, e la scuola come cellula, come unità che davvero può contribuire a dare feedback sperimentandola nel quotidiano, no? Dall'altra parte c'è invece quello che più evidentemente immediatamente ci sembra il compito nei compiti, insomma, della scuola, che è quello di fare attenzione a come questi strumenti vengono utilizzati, no? Quindi questa guida, per esempio, apre e sollecita gli educatori a porsi delle domande, che sono domande sicuramente imprescindibili: come evitiamo che l'uso delle AI comporti discriminazioni, comportamenti non equi per qualsiasi studente? Insegnanti e dirigenti comprendono il modo in cui gli specifici algoritmi di valutazione e personalizzazione operano all'interno dei sistemi di AI? Altro piccolo aneddoto: l'insegnante di latino propone una verifica fatta con un'app che ha prodotto un grande malcontento, no? Per esempio, sempre nella classe di mio figlio, che osservo come un piccolo laboratorio emblematico, perché il meccanismo attraverso cui poi questa app assegnava dei punteggi aveva dei lati oscuri che non dialogavano con poi il voto finale che l'insegnante aveva attribuito. Quindi, nonostante questi ragazzi forse anche attirati dal fatto che la professoressa di latino proponeva di prendere in mano uno smartphone, no, per fare un quiz, una verifica di latino, si sono messi lì, hanno provato, hanno fatto anche una gara per vedere chi aveva il punteggio migliore, e poi si sono visti attribuiti una pioggia di 2 o di 3 sul registro elettronico. E quindi, insomma, si creano, no, dei cortocircuiti importanti. E qui ovviamente risottolineo l'importanza della formazione continua, quel che stiamo facendo qui e quel che voi vi state impegnando a fare, ed è assolutamente meritevole, no? Io penso però, se posso aggiungere qualcosa a questo percorso, che non basti avere presente questo, cioè gli aspetti diciamo legati alla gestione e alla fruizione dell'intelligenza artificiale per poterci rassicurare, partendo sempre da quella timore iniziale, e per poterla usare tranquillamente, serenamente nel vostro lavoro educativo. Io credo che bisogna fare un ulteriore passaggio, che è quello di mettere a fuoco un po' la divisione dei ruoli, e quindi cosa definirei così, no? Cioè, qual è lo spazio educativo che l'intelligenza artificiale non può, forse non deve mai colmare, anche se un giorno potesse, chi lo sa. Penso che questa è una domanda che ci fa bene porre, perché ci consente poi di avere un rapporto forse più sereno con lo strumento AI, senza che viviamo un senso di declassamento o di, appunto, antagonismo, no, rispetto a queste tecnologie. Qualcosa è stato già detto stamattina, faccio solo un piccolo zoom considerando in particolare il tema della produzione della conoscenza, che è, se volete, una delle funzioni della scuola, ma mi sembra una che sicuramente, insomma, imprescindibile, qui che ci sta molto a cuore. Quindi l'AI può essere usato, per esempio, appunto nella valutazione, nella progettazione, però nella produzione di conoscenza forse è il fronte più problematico in cui integrare l'intelligenza artificiale. Allora, quale sapere ci porta e ci consente di accedere, no? L'intelligenza artificiale. Vedevo su un sito che vi consiglio ogni tanto di andare a vedere, perché è molto utile per avere uno sguardo, appunto, aggiornato e critico sulle implicazioni, sui nodi dell'intelligenza artificiale, che si chiama Algorithm Watch.
è un osservatorio in cui si pubblicano delle ricerche sugli effetti più negativi, se vogliamo, no, delle AI. E c'è uno studio, insomma, su questo uso delle app per identificare le piante tramite le foto, no? Ci sono queste app che hanno milioni di downloads in tutto il mondo e sono usate da un numero crescente di utenti, anche visitatori dei parchi naturali, ma insomma anche nella vita quotidiana. È un esempio. Possiamo dire che queste app sicuramente permettono un accrescimento della nostra conoscenza, anche forse una democraticizzazione, perché un sapere esperto viene in qualche modo allargato e diversificato. Però ecco, questa ricerca raccoglieva pareri di molti esperti del campo che facevano un po' il punto su quello che si sta creando attraverso l'uso di queste app e parlavano appunto di una conoscenza di tipo amatoriale che nei fruttori sta provocando, anche in chi studia come riconoscere le piante, sta provocando una tendenza alla delega, anche una rinuncia ad alcune funzioni, no, conoscitive, che per esempio quelle che consentono appunto di distinguere un particolare di una pianta da un'altra. E un altro aspetto che mettevano a fuoco è che si attribuisce un'eccessiva credibilità ai risultati delle proprie ricerche. Io credo che questo sia un punto molto importante anche riguardo all'esperienza che i ragazzi fanno con questi strumenti, perché alcune app, oggi si è parlato di Giuseppe Jurgen faceva una specifica secondo me importantissima sul fatto che i risultati che può produrre l'AI devono essere intesi in senso probabilistico, è così che funziona l'AI, no? Però ci sono delle app, e ChatGPT è tra queste, che sono programmate per dare comunque delle risposte, no? E facevamo una prova, ecco, in questo progetto di Digital Future con i ragazzi, per vedere che per esempio là se si prova a fare una bibliografia, no, a ricostruire una bibliografia su un tema, alcuni dei titoli che ChatGPT propone sono titoli completamente inventati, no? E questo è pazzesco, perché davvero può sfuggire se non si ha uno sguardo competente, perché quello che ChatGPT fa è unire per esempio un autore ricorrente in quel campo e un titolo ricorrente in quel campo, ma probabilmente appunto il titolo non corrisponde all'autore, l'anno non corrisponde, la casa editrice e così via. E questo mi spiegavano appunto i colleghi più esperti di me nel funzionamento di questi strumenti, deriva dal fatto che questi strumenti sono, almeno in questo caso ChatGPT, ma anche questo tipo di app, sono fatti per dare comunque una risposta, cioè non diranno mai non lo so. Okay. E questo crea un effetto, insomma, di credibilità, un senso di sicurezza che è particolarmente pericoloso, no? Allora, questo è un esempio tratto dal mondo delle scienze naturali. Pensiamo quanti più rischi ci sono di una conoscenza appunto semplificata se ci spostiamo nel campo su cui io, diciamo, sono più abituata a muovermi, della complessità sociale e culturale. Ok, si è già parlato degli stereotipi di genere, si è parlato degli stereotipi su base etnico-razziale, e vi segnalo questo uno dei tantissimi approfondimenti che esistono su questo tema in questo portale che si chiama restofworld.org. Nel 2023 pubblica questa ricerca in cui si fa un po' una prova, cioè si mostra che i sistemi di intelligenza artificiale generativa appunto tendono a pregiudizi, stereotipi e riduzionismo anche quando si tratta di identità nazionali. Quindi si utilizza uno di questi strumenti che si chiama Midjourney, si danno 5 prompt basati su concetti generici di persona, donna, casa, strada, piatto, cibo, e si adattano ai paesi non occidentali, quindi Cina, India, Indonesia, Messico, Nigeria. E poi c'è un confronto interessante anche con gli Stati Uniti, per vedere anche appunto come le cose cambiano quando inseriamo un paese in cui tra l'altro appunto è sede delle più grandi aziende di AI generativa, no?
E quindi si creano per ogni paese 100 immagini, alla fine insomma hanno un dataset di più di 3.000 immagini che raccontano appunto la donna nigeriana o l'uomo messicano che mangia un piatto tipico, insomma in un modo profondamente stereotipato e semplificato, no? Non, un modo cioè che non rappresenta la complessità e l'eterogeneità della diversità che è insita in queste culture. Io ho pensato, immaginatevi se appunto noi abbiamo sempre più classi composite dal punto di vista culturale, no? In Trentino ovviamente è una terra, è un territorio in cui la migrazione si è addensata fortemente, è cresciuta fortemente negli ultimi decenni, quindi abbiamo classi, chiamiamole multiculturali. Pensate se i ragazzi dovessero sviluppare una conoscenza dei propri compagni e del loro contesto culturale rivolgendosi a un tipo di ricerca di questo genere, no? Probabilmente il proprio compagno, la propria compagna gli direbbe: ma non hai capito niente di quello che è il mio mondo, perché il suo mondo sarà mille volte più complesso di come questi strumenti possono provare a indicare. Ovviamente si è detto, c'è tanto da fare, diciamo quella complessità che abbiamo visto nelle scienze mediche si sta invece raffinando, nella conoscenza sul mondo sociale è ancora lontana da venire, questo ci stanno dicendo queste ricerche, no? Quindi c'è questo fronte grande a cui dobbiamo fare molta attenzione, e soprattutto perché c'è una parte del mondo, rest of the world, che viene sottorappresentato, no? E quando viene rappresentato appunto in un modo profondamente semplificato. E questo fa, diciamo, è il vuoto, se vogliamo, uno dei vuoti che il dato non copre e in cui si colloca l'azione educativa, almeno questo è il mio insomma input, no? Cioè cerchiamo di riposizionarci nei vuoti che i dati lasciano, e anche i dati più sofisticati, anche allargando la base dati notevolmente, ci saranno sempre dei vuoti che non sono coperti da questo tipo di informazione che è di tipo probabilistico, no? Ma noi sappiamo, per come funziona la conoscenza, che probabile non è vero, sappiamo che il pensiero non è calcolo, no? E quindi è lì che dobbiamo costruire la nostra zolla, credo. E sappiamo, e qua diciamo le teorie interpretative nella filosofia, anche nella sociologia, ce l'hanno spiegato bene, no? Sappiamo che la produzione di sapere richiede un continuo processo, qui diciamo sintetizzato, di costruzione sociale fondato sulla relazione e sull'interazione. È un processo complesso, che come dire, si basa sul fatto che noi attribuiamo significati agli oggetti a cui ci rivolgiamo, no? Siamo persone significanti, animali significanti, si diceva. Senso e significato sono estranei ai dati, per definizione, no? Ed è qui che si gioca, credo, insomma, gran parte della scommessa educativa: reintrodurre senso e significato nei processi di produzione, nel rapporto con la conoscenza, col mondo, col sapere. E sappiamo che questo avviene in contesti che sono sempre specifici, come l'AI ci aiuta a comprendere contesti particolari. Sappiamo che in questi contesti si strutturano e si scambiano prospettive individuali che costruiscono culture, e sappiamo che le culture sono oggetti appunto sempre mai diciamo fisse, definite una volta per tutte e sempre fluide, no? Strategie di negoziazione, in definitiva diciamo il processo di conoscenza è un processo in cui il soggetto ha tanto ruolo, no? Come sappiamo, quindi la prospettiva soggettiva che ha tanto ruolo nella produzione di conoscenza è esattamente, credo, quello che gli educatori e le educatrici provano a intercettare, no? Nel loro percorso. Ed è la zolla educativa appunto in cui il dato non può entrare. Il dato non può entrare, per definizione, per la sua parzialità, per come è costruito e strutturato, ce l'hanno spiegato molto bene. Allora, educare riempiendo i vuoti tra i dati. Critical thinking and inquiry-based learning, e vado verso la conclusione. Ne parleremo oggi pomeriggio in uno dei workshop. È un esempio,
per dire che per esempio in questo approccio inquiry based learning, che probabilmente conoscete, magari avete adottato, no, nelle vostre classi, che è un approccio molto diverso dal problem solving, che è qualcosa che l'algoritmo ci aiuta a fare, no? Però si può incorporare in parte il problem solving, ma è un processo un po' più complesso. Ci sono tutti gli elementi di questa complessità del processo conoscitivo su cui sto provando a portare, no, la vostra attenzione. Come diceva Dewey, che è uno, diciamo, dei fondatori, il pragmatismo americano, di questo tipo di approccio, un oggetto è reale solo alla fine di un processo complesso di ricerca in cui tanta parte hanno il dubbio, la sperimentazione, l'esperienza diretta, domande generative. Domande generative, come si fa a porle a ChatGPT? Le domande generative non possono essere generative se la risposta si basa su dati già esistenti, no? Non c'è la visione in questi strumenti. Valori, norme, prospettive soggettive, prospettive multiple e divergenti e l'esercizio del perspective taking su cui abbiamo un po' ragionato anche nelle nostre ricerche, che è una delle competenze su cui, tra l'altro, secondo i test PISA, i nostri studenti hanno minori skills, no? E che è proprio fondata sull'incorporare nella relazione educativa la prospettiva del soggetto, vogliamo chiamare anche empatia, eccetera. Ecco, questo per dire che, e vado appunto a concludere, digital education e AI literacy possono essere assolutamente, diciamo, felicemente e utilmente integrate in uno sguardo necessariamente più ampio, no? Che è, se vogliamo, da qualcuno, penso ai lavori di Fernando Reimers, chiamato global competenze globali, no? Forse adesso non entro nel grande dibattito sulle competenze che attanaglia la scuola da vari decenni, ma insomma sappiamo che è sempre più importante costruire, l'Europa li chiama cittadini che sanno navigare società interconnesse, cioè società in cui i fenomeni non sono mai slegati l'uno dall'altro, in cui le ripercussioni del globale si verificano nel locale e viceversa. E quindi, ecco, educazione alle competenze globali incorpora l'educazione alla cittadinanza, l'educazione interculturale. Pensate appunto come l'educazione interculturale può colmare i vuoti tra i dati proposti dall'AI sulle etnie, no? È chiaro che può essere un esercizio molto interessante da fare, quindi l'AI è anche in questo, si presta anche a far capire appunto ai ragazzi la complessità nel mostrare le semplificazioni che produce. E aggiungerei l'importanza dell'educazione sulla diversità religiosa, che è un tema di cui mi sono occupata lungamente, proprio perché appunto contribuisce a rendere, diciamo, più la nostra conoscenza più possibile aderente alle diversità che popolano il nostro mondo. Questo mi sembra un approccio che può aiutarci a tornare a educare con l'AI, però con quello che anche FBK chiama un human-centered AI, cioè un AI che non prescinda da questi ed altri elementi che fanno appunto delle nostre società, delle società umane. Grazie. Grazie Valeria, e passiamo ora all'ultimo seminario dei ricercatori FBK, non alla fine della mattina. È un intervento a più voci, quindi invito Marco Mattassoni dello Speech Technology Lab, invito Luisa Bentivoglio di Machine Learning, Machine Translation, scusatemi, ormai avevo l'autocompletamento, certo, attivato, e Stefano Bannò, che è collegato da Cambridge. Stefano ha concluso un dottorato di ricerca con Marco e adesso lavora come ricercatore al Cambridge University Institute. Quindi grazie mille. Il loro intervento è intelligenza artificiale come supporto per l'apprendimento delle lingue straniere. Oggi pomeriggio abbiamo anche un workshop proprio dedicato alle lingue straniere. Quindi grazie mille. Allora proviamo a trovare. Ok, vai. Um,
buongiorno allora a tutti, io sono Luisa Bentivogli del gruppo di traduzione automatica e oggi inizierò questo, appunto, questo intervento più ampio riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale per l'apprendimento delle lingue straniere con una breve introduzione sui sistemi di traduzione automatica. Sappiamo che i sistemi di traduzione automatica vengono usati in ambito scolastico e hanno delle potenzialità, possono rappresentare un'opportunità, però bisogna saperli conoscere e gestire attivamente. Per questo mi concentrerò sui punti di forza e sulle capacità, ma anche cercherò di mettere in evidenza i limiti e i punti di debolezza di queste tecnologie, per poter poi iniziare, diciamo, a ragionare su come sfruttare al meglio queste potenzialità per l'apprendimento delle lingue. Quindi, innanzitutto, che cos'è la traduzione automatica? Cosa fanno? I sistemi di traduzione automatica prendono in ingresso, ricevono un testo o un audio che contiene del parlato e generano automaticamente una traduzione in lingue diverse. Come fanno ad imparare questi sistemi? I sistemi imparano da grandissime quantità di dati linguistici che vengono creati dagli esseri umani. Ora, ne avremmo già parlato anche stamattina, c'è stata una grandissima rivoluzione un paio di anni fa, l'avvento di questa intelligenza artificiale generativa, e allora ci sono modi diversi in cui imparano questi sistemi. I sistemi tradizionali, quelli che conoscete già tutti, tipo Google Translate, DeepL o Microsoft, imparano da traduzioni, quindi gli esseri umani traducono e queste traduzioni, quindi questi dati paralleli, testi in una lingua con la corrispondente traduzione, vengono fatti digerire dai sistemi automatici che sono in grado quindi di capire e di apprendere da questi dati paralleli delle corrispondenze traduttive. Quindi, una volta che hanno imparato queste corrispondenze traduttive, nel momento in cui gli arriva un nuovo testo da tradurre, sono in grado di generare la traduzione automatica. Poi c'è stata la rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, quindi tutti conoscete già GPT, ne abbiamo parlato varie volte, e questi sistemi imparano sempre da dati generati da umani, ma in maniera leggermente diversa. Ricevono in ingresso tanti documenti, tanti testi in lingue diverse, ma sono dati monolingui, non sono uno la traduzione dell'altra. E quindi da questi dati e testi in tante lingue diverse imparano. Tra l'altro è importante notare, non so se riuscite a vederlo, come questi testi per la maggior parte sono in inglese, con una minima porzione di testi in altre lingue, ma che non sono traduzioni dell'inglese. Quindi questi sistemi imparano la conoscenza delle singole lingue. Dietro richiesta dell'utente sono in grado di generare il testo che viene richiesto. Ma cosa succede? Succede un fenomeno che si chiama emergenza di abilità. Questi sistemi, questi modelli linguistici avanzati di grande dimensione mostrano delle abilità emergenti che non erano, diciamo, prevedibili dal metodo, dal modo in cui sono stati addestrati. Una di queste è la traduzione. Se viene dato loro un testo da tradurre, sono in grado di tradurlo in un'altra lingua, pur senza aver avuto come materiale di insegnamento dei testi paralleli. Questa è una grandissima rivoluzione, anche perché questi sistemi funzionano molto bene. Appunto, ci chiediamo, ma funzionano bene questi sistemi? Allora, ieri sera gli ho chiesto se per favore poteva scrivermi una frase che parlasse degli insegnanti. Forse è un po' ruffiano, però io sono estremamente d'accordo. E come vedete, generano testo in qualunque lingua in maniera eccellente. Gli ho chiesto di tradurre la frase in inglese e potete vedere voi stessi come traduce bene in inglese, ma in tantissime altre lingue. Quindi, indubbiamente, questi strumenti sono potentissimi e possono di sicuro avere un uso ed essere un'opportunità per l'insegnamento e per l'apprendimento delle lingue straniere.
Allora, sappiamo, qui parlo come mamma, non come insegnante, ma penso che sarete d'accordo con me, che gli studenti li usano quotidianamente questi strumenti per fare i compiti in lingua straniera, ma questo vale anche per tutte le altre materie. Insomma, vedo qui insegnanti di informatica e sappiamo che li usano anche per generare codice. Quindi, comunque, restando nell'ambito dell'apprendimento delle lingue, sicuramente li usano gli strumenti. Purtroppo spesso non per imparare, quindi questa è una, ma solo per fare senza doversi impegnare, quindi questa è una criticità che va sicuramente gestita. Però questi strumenti possono essere anche utilissimi per gli insegnanti, no? Perché rappresentano una miniera di informazioni e una fonte di ispirazione, di creatività. Potrebbero essere creati nuovi esercizi o schede di lavoro. Pensiamo ad esempio non voler usare sempre i soliti esercizi del libro, ma adattare gli esercizi e le schede di lavoro agli interessi specifici degli studenti oppure ad altri argomenti che vengono insegnati in classe. Si possono usare in tantissimi modi diversi, per esempio per l'espansione del vocabolario, si può fare ricerca di sinonimi, di definizioni, di esempi di uso delle parole in un contesto linguistico specifico, oppure si possono generare testi da usare per fare le reading comprehension o da far leggere agli studenti per poter valutare la loro pronuncia. Oppure se si vuole studiare anche gli aspetti culturali, per esempio, si possono chiedere informazioni su usi, costumi, tradizioni e letteratura. E poi a livelli magari più avanzati dell'apprendimento delle lingue si può cercare di fare un apprendimento attivo dando traduzioni automatiche e chiedendo agli studenti di correggerle, quindi di mettere in pratica le loro conoscenze della lingua straniera per trovare gli errori e correggere. Quindi, come vediamo, gli usi potrebbero essere vari e anche interessanti. Ma appunto, come dicevo prima, è tutto oro quello che luccica, sappiamo come funzionano bene, ma hanno delle difficoltà che è assolutamente importante conoscere per poter gestire al meglio questi strumenti. Allora, alcune delle principali difficoltà che incontrano questi sistemi di traduzione automatica sono relative alle differenze tra le lingue. Più le lingue sono lontane e distanti, e più il sistema automatico fa fatica a tradurre. Tra l'altro sappiamo che ci sono più di 7.000 lingue nel mondo, i sistemi automatici arrivano a 1.000 più o meno, e di cui ne traducono bene 30, 40, insomma c'è tutta una serie di lingue che rimangono fuori dalla conoscenza di questi sistemi. Comunque ci sono differenze di lessico, no? Per esempio un inglese sibling, il sistema si trova nell'ambiguità di non sapere se si traduce con fratello o sorella, no? Perché in italiano non c'è l'equivalente. Oppure pensiamo alle differenze morfologiche. New in inglese è sempre uguale, maschile, femminile, plurale, singolare. Quando si va verso l'italiano ci sono 4 possibilità morfologiche tra cui scegliere. Oppure i sistemi automatici, in quanto automatici e non umani, si trovano appunto di fronte a delle ambiguità che invece gli umani riescono a gestire sfruttando il contesto, la conoscenza del mondo. Faccio solo un esempio perché è tardi. Questo, lo scimpanzé mangia la banana perché è affamato oppure matura. Qual è la scelta? Il sistema non sa se la banana viene mangiata, se deve quale parola usare, perché non ha il contesto per saperlo. Oppure è risaputo che i sistemi di traduzione funzionano male in domini specialistici, non hanno la terminologia adeguata, oppure nella traduzione dei numeri propri e delle espressioni idiomatiche, e soprattutto, come abbiamo già visto anche prima, fanno degli errori, delle omissioni, trasformano delle negazioni e le tolgono cambiando completamente il significato delle frasi, fanno le cosiddette allucinazioni, diceva prima la collega, sono programmati per rispondere sempre e quindi quando non sanno qualcosa inventano, e questa è una cosa da tenere in considerazione. Vi faccio un paio di esempi solo per capire meglio. Come vedete qui abbiamo un'espressione idiomatica, un modo di dire happy as a clam, e il sistema non è in grado di tradurlo in italiano, traduce tellina, quindi fa la vongola, no? La traduzione letterale.
e al viceversa, anche dall'italiano all'inglese non va meglio, perché traduce come una Pasqua, come as an Easter. Concludo con un ultimo esempio che mi sta a cuore, perché è anche un argomento su cui io faccio ricerca da parecchi anni. Come vedete, questo errore è relativo agli stereotipi di genere. Allora, in inglese il sistema qui ha la possibilità di capire che the professor è una femmina, è di genere femminile, mentre l'infermiera qua è un infermiere, perché ci sono dei pronomi che glielo indicano. Però, nonostante ci siano dei pronomi in inglese che disambiguano chiaramente il genere del professore e dell'infermiera, il sistema sbaglia comunque. Quindi, come vedete, è assolutamente fondamentale sapere quali sono i limiti e quali sono i meccanismi di funzionamento di questi sistemi. Quindi, sappiamo che l'intelligenza artificiale funziona sempre meglio, ma sbaglia ancora. Quindi, sia per gli studenti sia per gli insegnanti, è assolutamente necessario conoscerne le potenzialità e i limiti per sfruttarla al meglio, e quindi è necessario farne un uso consapevole e responsabile. Va spiegato ai ragazzi, e bisogna saperlo, che ci sono delle limitazioni, e questi ragazzi in qualche modo vanno aiutati, perché il docente domina la lingua, quindi è in grado di riconoscere gli errori, di correggerli e di sfruttarla al meglio. Però è necessario far passare anche a questi ragazzi che devono avere un pensiero critico, devono verificare assolutamente su altre fonti quello che hanno visto con i sistemi di traduzione automatica, e hanno bisogno appunto di una guida che permetta loro di navigare in queste nuove tecnologie, perché comunque indietro non si torna, e quindi in qualche modo bisogna saperle affrontare. Grazie mille e passo. Buongiorno anche da parte mia. Io appunto mi occupo invece di elaborazione del parlato, quindi un aspetto complementare. Finora abbiamo visto il problema della traduzione sostanzialmente nella produzione di testo. Come potete facilmente immaginare, scusate, anche per l'audio, per il parlato, ci sono dei modelli estremamente potenti. Probabilmente li avete già usati, probabilmente li conoscete. Di nuovo, uno dei più famosi è Whisper, di nuovo prodotto da OpenAI, che trascrive con buona correttezza addirittura nelle lingue maggiori, dove con lingue maggiori intendo le lingue più parlate. Potete facilmente pensare che ovviamente l'inglese è la lingua dominante, al mondo ci sono un numero molto più elevato di lingue, quindi direi che uno dei problemi attuali su cui si concentra la ricerca per quanto riguarda la trascrizione automatica del parlata sono quella di coprire le lingue dove il materiale è disponibile. Appunto, gli esempi, stamattina abbiamo avuto un'idea di come funzionano appunto questi strumenti di intelligenza artificiale. Gli esempi disponibili sono in quantità ridotta, oppure siamo in condizioni per esempio acustiche molto rumorose, parliamo da lontano, siamo disturbati da suoni o da parlatori sovrapposti, oppure c'è il problema di pronunce non particolarmente attinenti alla lingua. Potete pensare per esempio, e questo potrebbe essere, lo riprendiamo dopo, il caso dello studente, cioè il parlatore non nativo che si esprime in una lingua non propria. Comunque, per quanto riguarda le condizioni normali, possiamo dire che il problema del riconoscimento è sostanzialmente ben gestito, e di nuovo, come per la traduzione, abbiamo risultati molto potenti. L'altro aspetto che volevo mettere in luce, appunto, di nuovo ne abbiamo parlato, di AI, intelligenza artificiale generativa, ovvero la produzione in questo caso di parlato, di materiale audio. Per far vedere, dopo ne discuteremo un po', il fatto che la tendenza è quella di andare verso modelli che riescono a gestire indifferentemente il testo, il parlato, in maniera sostanzialmente indifferente. E anche qui potete vedere, ho
stanno apparendo, questi sono tutti i modelli di quest'anno, dell'anno scorso, c'è l'equivalente di ChatGPT, no? Audio GPT, ci sono una serie di modelli che manipolano l'audio e quindi manipolano il parlato per cambiare la voce, anche qui l'avete probabilmente abbiamo letto, il fatto che possiamo generare voci di uno specifico parlatore, e possiamo anche lavorare su questi aspetti di generare voci in una lingua diversa, e anche qui di nuovo questi modelli tendono a concentrarsi sulla costruzione di voci specifiche, nuove, oppure quella di costruire voci in un'altra lingua. E qui veniamo poi a quello di cui ci siamo occupati anche nel passato, che è quello di utilizzare questi strumenti, questi modelli, per aiutare l'apprendimento di una seconda lingua, l'apprendimento linguistico. E in particolare, inizialmente, occuparci del problema di come valutare, per esempio, una competenza linguistica. Lo sapete probabilmente molto meglio di me che abbiamo vari aspetti da tenere in considerazione, no? La pronuncia, il lessico, la grammatica, per poi andare a aspetti non solo linguistici ma sociopragmatici, quindi sono delle valutazioni che diventano via via più complesse da fare anche da parte del docente. E tra l'altro vorrei mettere in luce che la valutazione di un testo scritto, una produzione scritta da parte di uno studente, richiede sostanzialmente l'analisi del testo, la valutazione di alcune caratteristiche linguistiche, mettiamo la grammatica, vogliamo misurare quanti errori di grammatica ci sono, e poi assegniamo una certa valutazione. Per quanto riguarda il parlato, questo processo si complica ulteriormente perché dobbiamo estrarre sia dalla produzione orale alcune caratteristiche che quindi sono anche acustiche, prosodiche, e attraverso appunto uno di questi strumenti di riconoscimento del parlato valutare anche l'equivalente sequenza di parole, trascrizione, e anche qui poi andiamo a valutare questa produzione orale da parte dello studente sulla base di appunto più indicatori, perché la valutazione diventa ancora più complessa. E qui vengo a quelli che sono di nuovo le sfide attuali, soprattutto per quanto riguarda la valutazione di una capacità linguistica relativa al parlato. Ci sono dei problemi di tipo più strutturali della tecnologia, no? Il fatto che appunto, come dicevo, tipicamente uno studente è un parlatore, per la maggior parte dei casi è un parlatore non nativo, quindi ovviamente la sua produzione in una certa lingua soffre di limiti di pronuncia, e quindi un sistema di trascrizione in quella lingua può fare fatica, e quindi può introdurre degli errori che non sono imputabili effettivamente a chi prodotto, ma sono effettivamente prodotti dal sistema che ha trascritto quello che ha detto. E in forma complementare abbiamo degli aspetti relativi proprio al fatto che tipicamente non ci sono abbastanza esempi. Abbiamo visto stamattina, se io ho tanti esempi riesco a far imparare al mio modello di intelligenza artificiale molto bene il dominio che voglio appunto analizzare. Viceversa, nel nostro caso non sono disponibili, o tipicamente dopo Stefano ne parlerà perché Cambridge ne ha qualcuno di più di noi, tipicamente non sono disponibili tanti esempi di dati, cioè di produzioni di studenti annotati con quello che ci serve per poi far imparare al modello a fare una valutazione o a dare un riscontro su quel tipo di produzione. E l'altra cosa, e anche questo probabilmente lo sapete meglio di me, è il fatto che molto spesso la valutazione da parte dell'insegnante, dell'esperto, non è omogenea, quindi lo stesso studente valutato da insegnanti diversi o viceversa,
studenti diversi possono essere valutati in maniera diversa sulla base di alcuni fattori che non sono omogenei, coerenti su tutta la platea. Soprattutto se ci riferiamo a alcuni aspetti molto puntuali, non so, isolare solo la pronuncia o isolare solo la grammatica all'interno di una produzione per l'esperto può risultare difficile, perché si tende un po' a omogenizzare poi la valutazione, anche giustamente. Quindi qui entrano anche in gioco dei fattori di tipo pedagogico, didattico, no? Che il modello fa fatica a assumere, a imparare. Questo l'abbiamo in qualche modo ritrovato in alcuni dati. Noi abbiamo cominciato a occuparci, noi come gruppo che lavora sul parlato, qualche anno fa, appunto per una collaborazione proprio qui con i Prase su TLT, magari diversi di voi hanno contribuito, in cui è stata monitorata una platea abbastanza ampia, qualche migliaio, 3.000 se non ricordo male, studenti trentini per la valutazione dell'apprendimento sia dell'inglese che del tedesco. E quindi abbiamo avuto a disposizione la produzione orale, quindi le registrazioni, per provare a costruire dei modelli. L'idea era quella di vedere che tipo di modellizzazione potevamo mettere in campo per provare a automatizzare questo processo di valutazione, omogenizzare questo processo di valutazione, e in effetti è stato un lavoro interessante. Dopo magari nel pomeriggio nel laboratorio, se qualcuno è interessato, possiamo approfondire. Vi faccio solo questo esempio per far vedere una tipica produzione tratta da quelle registrazioni, in cui voi dovete immaginare lo studente che produce questa risposta e in vari colori sono evidenziati i vari tipi di problemi che vanno isolati, il fatto che esistano delle disfluenze, quindi vari tipi di esitazioni, false partenze, eccetera, che vanno chiaramente non considerati poi nella valutazione della risposta. Ci sono dei fenomeni, per esempio questo è abbastanza tipico probabilmente di quel tipo di insieme di dati, cioè fenomeni di co-switching, no? Ci sono delle parole, qui non sono riportate, in italiano chiaramente, nel momento in cui lo studente non sa la parola in inglese utilizza l'equivalente in italiano, o addirittura qui probabilmente volevo usare il termine in tedesco, kochen, cucinare. E quindi anche qua un sistema automatico ha bisogno di riconoscere il fatto che stiamo addirittura usando un termine che viene da un L3, non neanche da L1. Devo isolare gli errori grammaticali e poi riconoscere che ci sono delle entità specifiche, quindi Trento è un nome italiano di una città, quindi non è un termine inglese. Quindi potete facilmente intuire che se vogliamo correggere analizzare in maniera automatica questo tipo di risposta, dobbiamo fare una serie di passaggi in cui togliamo le disfluenze, correggiamo gli errori grammaticali e poi assegniamo un livello linguistico, se usiamo la CEFR possiamo dire da A1 a C2, assegniamo un valore. Tutto questo è un processo abbastanza complesso, come potete pensare, e in effetti c'è molto lavoro in questa direzione. E appunto adesso lascio la parola al mio collega Stefano, che appunto ha finito il dottorato su questi temi, adesso lavora proprio a Cambridge. E adesso Stefano puoi intervenire se c'è. Ah, eccolo. Mi date un feedback? Perché non so se mi state sentendo o no. Sì. Ok. Mi sentite? Mi senti, Marco? Sì. Vai. Ok, sì. Mi ricollego appunto a quanto ha detto Marco finora. Vorrei mostrarvi un esempio pratico che è la piattaforma Speak and Improve,
prodotta appunto da Cambridge English, con cui noi come gruppo ALTA, Automated Language Teaching and Assessment, collaboriamo a stretto contatto in modo molto assiduo, e offre un esame che è diviso in 5 parti. La prima consiste in domande personali, la seconda è un'attività invece di lettura ad alta voce, quindi valuta principalmente la pronuncia, e la terza e la quarta sono invece dei long turns, quindi prevedono di parlare per un minuto, e la prima delle due appunto riguarda una presentazione, una descrizione di qualcosa di personale, che generalmente è un oggetto, un libro, un film, qualcosa insomma che sia caro generalmente. La seconda di queste due parti invece è una, consiste nel dare dei suggerimenti a un amico, a un conoscente rispetto a un argomento, e l'ultima invece riguarda delle follow up questions, riguardo appunto ai temi di solito affrontati nella parte 3 e 4. Per gli insegnanti fra di voi di inglese che di solito promuovono l'esame IELTS, probabilmente questo tipo di struttura risulterà familiare, perché di fatto ricalca sostanzialmente, ad eccezione della parte letta ad alta voce, ricalca quell'esame lì, quindi può essere anche utilizzato per praticare appunto in vista dell'esame. E alla fine fornisce, la versione attuale fornisce delle informazioni sul livello CFR, quindi si riferisce al quadro europeo delle lingue da A1 a C2. Possiamo andare alla prossima slide. Se io vedo lo schema ma non vedo più le slide adesso. Ok. Devo andare avanti io oppure... Dammi 20 secondi. Sì, okay, sì, non c'è problema. Ok, vai. Ok, in realtà la versione beta, che verrà poi ultimata a breve, è già disponibile online, e è più interessante rispetto alla prima versione, perché consente anche di monitorare il proprio progresso nel tempo. E come potete vedere dall'immagine, chiaramente non si può passare da A2 a B1 in 8 minuti, questa è chiaramente un'immagine esemplificativa, però ecco, è interessante riuscire anche longitudinalmente a monitorare la propria proficienza linguistica. Ha anche dei task e dei quesiti aggiuntivi, e in una versione futura, quindi non in questa beta, sarà possibile anche avere delle informazioni di feedback sull'accuratezza grammaticale, sull'affluenza, sulla pronuncia, l'intelligibilità e su altri aspetti specifici. Stiamo lavorando su questa tematica, e ci tornerò a breve, perché di fatto si tratta di un problema aperto. Tornando dietro le quinte, vado alla prossima slide. Tornando dietro le quinte, appunto, una delle tante cose che stiamo facendo qui è appunto cercare di utilizzare l'IA generativa che ha menzionato prima Marco, quindi che riguarda il parlato, per generare dei dati sintetici non nativi. Ora, come ha detto anche prima Luisa, per far funzionare sistemi che si basano appunto sulle AI, e insomma come Speak and Improve e molti altri, servono enormi quantità di dati annotati, ed è un processo molto costoso dal punto di vista di tempo, di energie, di denaro ovviamente. E, ecco, quindi generalmente per fare per esempio correzione grammaticale, nel nostro caso, servono almeno 3 cose. La prima è la registrazione audio, possibilmente in buona qualità o comunque in qualità non pessima, insomma, e la trascrizione, e la notazione appunto di disfluenze e chiaramente di errori grammaticali. Questo chiaramente in quantità molto 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 grandi. Una possibile soluzione a cui stiamo lavorando è cercare di utilizzare i dati L2 parlati che abbiamo, quindi di clonare sostanzialmente le voci a partire da queste voci parlate che già abbiamo, e cercare di utilizzare invece i dati scritti, che invece al contrario sono
sono molto più disponibili e esistono dataset pubblici annotati appunto con gli errori grammaticali e unire le due cose, quindi unire la voce del parlante, come dire, reale e clonata e poi la scrittura dello scrivente, in questo caso anch'essa reale, però insomma mettere insieme le due cose. Se andiamo alla slide successiva, ecco, qua praticamente abbiamo un esempio di voce generata in questo modo. Potete vedere la trascrizione sotto. Mi sono dimenticato in realtà di annotare quel um iniziale con la disfluenza, ma si tratta di una disfluenza, e poi abbiamo segnati in rosso i due errori grammaticali. Possiamo ascoltarlo e poi commento brevemente. Io non l'ho sentito, però non so se... Adesso ho sentito qualcosa, quindi magari possiamo... C'è uno strano delay, non so se si sente bene o sono io che Non si è sento. sentito nulla. Anyway, you wrote to me that you go for holiday to New York, which is Va in loop. Commenta sì, noi vabbè, comprendiamo. Boh, cercate di immaginarvi l'audio senza i delay, senza diciamo il feedback, la ripetizione. Questa non è Di voce, fatto, è ecco, intelligenza artificiale. La novità in questo consiste nel fatto che riusciamo a generare dei dati che non siano perfetti. Di solito i sistemi TTS cercano di produrre cose che, come dire, sono molto fluenti, che suonano bene, che anche replicano l'accento del parlante, però generalmente appunto non hanno esitazioni e chiaramente non hanno errori grammaticali. Quindi questo tipo di approccio è difficile anche perché, come dire, creare dei dati sbagliati, fra virgolette, o comunque non tipici, ecco, no, non è un processo facile. A proposito di questa cosa, volevo anche aggiungere che l'utilizzo di questi dati generati sinteticamente non è esclusivamente rivolto alla grammatical error correction, ma può anche essere, per esempio, orientata verso lo studio della prosodia, della pronuncia, dell'accento. Ecco, quindi in futuro si pensa anche di indagare altri aspetti rispetto alla grammatica. Possiamo andare alla prossima, okay, slide, che è la mia ultima slide. Ecco, avevo detto prima come di fatto la valutazione di aspetti specifici, quindi la possibilità di dare valutazioni analitiche rispetto a elementi particolari della proficiency linguistica sia un processo tendenzialmente difficile. La letteratura ci dice che le valutazioni e i punteggi olistici per i valutatori umani sono generalmente più facili da ottenere e hanno un inter-rater agreement generalmente più alto. E dal 2019, almeno, insomma, questa parte, quando è stato rilasciato quello che possiamo considerare un po' il nonno di GPT, che si chiama BERT, i sistemi automatici sono diventati molto più accurati, addirittura migliori dei valutatori umani, nel senso che l'inter-rater agreement umano-macchina e umano-umano ha avuto appunto l'inter-rater agreement, scusate, uomo-macchina è risultato superiore in alcuni casi rispetto all'inter-rater agreement umano-umano. Ecco. Dall'altro lato, invece, le valutazioni e i punteggi analitici per i valutatori umani sono generalmente più difficili, più costosi, insomma, più difficili da ottenere, e mi riferisco appunto a quelli che menzionava prima Marco, quindi per esempio grammatica, coerenza, fluenza, pronuncia,
per diverse ragioni possono soffrire di bias, tra cui il cosiddetto effetto alone, per cui se sto valutando l'affluenza di uno studente e ho dato un voto, magari una valutazione che va, che non so, è 3 nel range che va da 1 a 6, magari poi quando mi tocca valutare la grammatica replico la stessa valutazione anziché focalizzarmi semplicemente sulla grammatica. E dall'altro lato invece le macchine generalmente sono un po' più abili nel valutare delle micro features, no? Delle caratteristiche puntuali e addirittura molto, molto, molto puntuali del parlato e, se vogliamo, anche dello scritto fino a un certo punto. Quindi ecco, in passato abbiamo già cercato di indagare questo problema utilizzando più sistemi di valutazione automatici diversi fra di loro, che puntassero, come dire, a guardare semplicemente delle features, quindi delle caratteristiche specifiche del parlato, e abbiamo ottenuto dei risultati interessanti, però si tratta di uno studio ancora iniziale. E chiaramente l'ingresso, l'avvento delle LLMs, come appunto GPT, dei Large Language Models, possono potenzialmente cambiare la prospettiva e magari appunto aiutare anche nella valutazione specifica. Stiamo lavorando anche su questo. Chiaramente restano sempre tutti i punti interrogativi che menzionava prima Luisa e che ha menzionato anche Marco. Insomma, bisogna chiaramente utilizzare queste tecnologie con attenzione, con cautela, ovviamente. Lascio di nuovo la parola a Marco per la conclusione. Ok, grazie Stefano. Sì, per concludere proviamo a dare qualche considerazione finale. Di nuovo. Ecco. Sì, come mi pare, come è chiaro anche dalla mattinata, i modelli di intelligenza artificiale, nel caso particolare relativi all'audio, specificatamente applicati all'apprendimento delle lingue, direi che davvero possono dare dei vantaggi significativi, soprattutto per il fatto che abbiamo questa forte integrazione che permette di manipolare audio e materiale testuale, cioè modalità diverse, in maniera davvero integrata. Quindi adesso abbiamo modelli che consentono di trascrivere, tradurre, partire dall'audio, arrivare al testo, dal testo arrivare all'audio, quindi permette una serie di combinazioni abbastanza potenti e quindi sono davvero d'ausilio per quanto riguarda nello specifico lo studio di una lingua straniera. La cosa interessante su cui tutti stanno lavorando è quella, di nuovo, i termini che abbiamo visto prima, il fatto della spiegabilità, del fatto della trasparenza, cioè il fatto di capire che il motivo di un giudizio e come è costruito questa valutazione, questo giudizio. Quindi il fatto, di nuovo, di avere delle valutazioni puntuali sui vari aspetti di un'abilità linguistica, che, come sappiamo, sono molto vari, molto diversificati, alcuni magari più oggettivi, cioè trovare gli errori grammaticali è una cosa sostanzialmente abbastanza fissata, in cui possiamo misurare esattamente quanto siamo bravi. Viceversa, giudicare alcuni aspetti, già la stessa pronuncia o aspetti di più alto livello che tocca la pragmatica, diventano appunto compito soprattutto dell'insegnante, cioè il fatto che dia degli esempi pertinenti o dia dei criteri per effettivamente costruire e addestrare un modello adeguato. I vantaggi, come dicevo, sono molteplici, ma soprattutto sottolineerei il fatto che possiamo avere personalizzazione, possiamo avere degli strumenti che consentono al singolo studente di utilizzare in maniera anche autonoma e indipendente questi modelli, consentono una rapida risposta, quindi una velocità, un'interattività maggiore, quindi non ho bisogno, chiaramente non devo caricare l'insegnante di
quantità di compiti da verificare o da valutare, o meglio, in parte, ecco, una parte può essere delegata a questo tipo di modelli, e anche qui è stato già detto e ribadito più volte, è il fatto che comunque serve un approccio multidisciplinare, cioè questo non è solo un problema tecnico-tecnologico, il fatto di avere un sistema basato su intelligenza artificiale che mi dà un giudizio o mi corregge un testo, ma che mette insieme varie competenze, quindi può semplificare alcuni aspetti, può automatizzarli, però, come è già stato di nuovo detto, mette insieme anche questo sapere che non è facilmente digeribile dal modello, e questo spetta chiaramente all'insegnante che accompagna l'utilizzo di questi strumenti automatici che stanno comunque diventando sempre più sofisticati. Grazie. Grazie Marco, grazie Luisa e Stefano in collegamento, e passiamo all'ultimo intervento della mattina. Ringrazio Alberto Garniga, docente di storia e filosofia, con cui insomma abbiamo costruito anche direi la giornata di oggi, quindi ti ringrazio molto. E, è un po' un intervento che ci porta un po' a quello che sarà. Abbiamo tempo, è all'una, abbiamo il pranzo, però insomma solo per informazioni di servizio, e ci porta un po' a quello che è lo spirito del pomeriggio, quindi i workshop poi organizzati. Quindi grazie Alberto. È sempre colpa della Dolce, i ritardi, robe. Sono il prof della sesta ora, quindi se state attenti non vi do compiti a casa. Ah, butto giù, tranquilla. Questo? No, merangi. No, merangi. Okay. Provo. Allora, prof della sesta ora. Dunque, faccio velocissimo. Una provocazione, tre concetti. Io faccio da cerniera tra mattina e pomeriggio. Cerniera che serve a tenere unita la ricerca e l'applicazione nell'ottica di quello che dirò alla fine. Quindi siete costretti nei prossimi 5 minuti a vedere cosa c'è alla fine, non lo anticipo. Provocazione, parto direttamente da qua. Piccolo video, sperando che si senta il parlato, senza riconoscimento vocale ahí. Deve silenziare Cambridge. C'è sempre un problema tecnologico, e quindi provato, No? Faccio io la fine. Tecnico, supporto tecnologico. No. Faccio finta io di parlare, vi spiego. Allora, servizio giornalistico americano. Buonasera, come vedete questa è una scuola privata americana, lei è la direttrice e sta facendo una cosa strana apparentemente. Le prime 1 e 2 ore della mattina i ragazzi le passano a utilizzare sistemi, piattaforme di AI per l'apprendimento. Fa lo stesso, tanto insomma. Posso fare anche la voce diversa se volete? Ok? Fa lo stesso, no problem. Volevo arrivare in realtà non a lei ma all'intervista del ragazzino che spiega perché e cosa sta facendo. E quando un ragazzino spiega cosa sta facendo, apprendendo, insomma, lesson learned o target si è arrivati, insomma, proprio questo ragazzino qua. Ok, quindi la provocazione non occorre che la enfatizzi, è chiara, insomma, dove stiamo andando? È questa la scuola che vogliamo, che desideriamo? Io questa roba qua l'ho vista 20 anni fa, in realtà, in un posto molto lontano, ed era le prime 2 ore di una scuola norvegese dove i ragazzi facevano autoapprendimento. Erano lì coi CD-ROM. Vi ricordate i CD-ROM? Sì, esatto. È cambiato qualcosa nella scuola?
Quindi la provocazione è questa, l'impatto dell'AI cambierà qualcosa? Io do la mia risposta, adesso lavoro un po' al Dipartimento di Istruzione, vedo un po' di cose da uno sguardo un po' più ampio, la mia risposta in generale è no, oppure sì, ma generalmente tendo a credere per pochi che vorranno provare, sperando che siate voi. La puntualizzazione velocissima, giuro, è questa: se facciamo come con le LIM, come con tante cose, cioè in ogni passaggio tecnologico c'è la sindrome della carrozza, no? Io andavo in carrozza, adesso andiamo in treno. I primi anni i treni, le carrozze del treno erano progettate come le carrozze dei cavalli, cioè si entrava, adesso ci sono i corridoi, vabbè, è una questione anche post-classista forse, no? Si uniscono i... però così, questo è il sillogismo. La tesi, che in realtà è un assioma, è la AI potenzia il modello in cui viene applicata. Quindi la domanda è: ma in che modello la sto utilizzando? Perché altrimenti non posso pensare di cambiare cose sempre che io voglia cambiare cose. Allora, i workshop del pomeriggio ragionano su questo, ragionano sulla... queste sono le dimensioni chiave del nostro lavoro, perché il nostro lavoro è il lavoro della didattica. Siamo professionisti di questa roba qua, che non è custodia della... non è la, chi è che l'aveva fatto? La custodia del conoscere, ma è la motivazione all'apprendere. Sono due cose completamente diverse. Ci concentreremo sull'erogare. Adesso faccio solo un piccolo esempio di progettare e pianificare, no? Noi docenti c'è un ex ante, un durante e un post, semplificando, eh? Se vado su questa piattaforma super semplice, proprio iper semplice, gratuita per un po', e domando, crea un piano di lavoro sulla biologia, io non so niente di biologia, quindi sono perfetto per questo, vediamo se funziona, perché non funzionerà, perché mi vuole del male. Vabbè. E ok, mi ha dato dei moduli, noi sappiamo questo lessico, no? Nella scuola. Ne apro uno, introduzione, perché non so niente, sono scarsissimo, e mi dà delle lezioni. Ogni lezione può essere scelta, selezionata qui, oppure non selezionata e via dicendo. Poi c'è il... me la costruisce, ok? E fin qui, cosa che sta facendo? Mi sta facendo un micro corso di e-learning. Domanda: mi cambia qualcosa? No, ci sono già i manuali. Qualcosina sì, magari, nel senso che posso fare esempi, e questo per i ragazzi è utilissimo, anche per me che non so niente della cellula, mi sembra una roba sciamanica. Mi fa dei quiz, posso fargli una domanda. E questo già un po' di più, no? Immaginiamo che questa roba qua sia piano piano incorporata, e lo posso fare con i ragazzi come se voi foste la mia classe. Incorporiamo sta roba qua nella Google Classroom. È insomma qualcosa, ma ha cambiato il paradigma del modo di insegnare? Ma no, non facciamo quello che è, diceva Jurman, il medico di domani che integra veramente la AI. Allora, per capirlo vado sullo scenario, velocissimi, eh? Lo scenario è senz'altro questo, dai, aiutatemi, è così, noi siamo cresciuti con quella roba lì, il carosello, e via dicendo. Trasmissione 1 a molto, broadcasting, adesso c'è questa roba qua. Se mi dite: è migliorata la vita? No, vi prego, per me no, ma è così. E quindi c'è quella roba lì. E si è passati anche nel programmare solo da catene algoritmiche, giusto? Catene deduttive. Adesso c'è il machine learning, ci spiegavano prima, che è una roba un po' più statistica, con i dati che vengono, e poi l'emergenza dell'apprendimento e via dicendo. Se sta roba qua è vera, allora impatta l'AI nel nostro modo di lavorare? Se impatta sugli altri lavori, impatterà? La tesi ve l'ho detta prima, secondo me a seconda di chi ci lavora, ma sicuramente lo scenario è che non verrà assolutamente eliminata la didattica trasmissiva, il coding dell'apprendimento, diciamo, ma sicuramente sarà potenziata la didattica attiva, perché è questa roba qua che è la creatività generativa, no? dell'AI, va verso quella direzione lì, va verso la direzione di The Game, questo libro meraviglioso, se l'avete letto, che tratteggia proprio gli anni della mia generazione, che siamo partiti con lo Spectrum e siamo arrivati a ChatGPT. Cioè la didattica di domani probabilmente dovrà in parte essere un po' più un gioco interattivo attivo, inquiry based,
problem based e project based anche. E perché dico questo? Perché nello scenario lo dicono già le norme, non è che solo inventa il FBK nel convegno. Un anno fa è partito a scuola futura e ha recepito le indicazioni della Next Gen EU, no? Beh, quella roba lì diceva delle robe chiave. E poi abbiamo avuto a dicembre le linee guida delle STEM, sono norme, quindi decreti nelle linee guida delle STEM recentissime a pagina 6 addirittura vengono menzionate le metodologie, alcune metodologie inquiry based, c'è qua, è la prima volta che io lo vedo così chiaramente in testo normativo. E quindi ce ne facciamo qualcosa? La mia professione è normata da sta roba qua, impatta? Questi non sono infografiche costruite da me, ma dal Ministero, che recepisce quelle europee e dice: guardate, vi diamo un sacco di soldi, cercate di ripensare gli spazi di apprendimento. Facile a dire, difficile da fare. Però ci stanno provando le scuole, ci state provando, no? E poi ci dice anche: guarda, nei laboratori del futuro cerca di sviluppare professioni del futuro già a scuola. Ma cosa vuol dire sta roba? E già qua, un anno fa, prima che scoppiasse il fenomeno ChatGPT, c'era scritto intelligenza artificiale. Slide del governo, del nostro governo, di qualunque colore esso sia, slide dell'Europa, ok? Le facciamo ste robe, le vogliamo fare, che impatto ha l'AI nel nostro lavoro? Faccio un altro esempio pratico che è, ok, prima abbiamo visto una didattica potenziata frontale, ci sono anche didattiche non frontali direttamente potenziabili. Questo Magic School è una delle tante piattaforme che si stanno sviluppando per aiutare i docenti a fare lesson planning, cioè a strutturare, a pensare la sua programmazione didattica, come si diceva una volta. Allora, a me interessa, se devo sviluppare la cellula, dov'è? Il problema della cellula, allora a me interessa, per esempio, adesso non lo faccio perché sennò ci mette, a me interessa, dico, come faccio, come posso fare? Ah, c'è un modello da una quindicina d'anni, importante, chi insegna scienze lo sa, che è il modello IPSE delle 5E, vado qua e questa roba qua mi aiuta a settare il livello, ma siamo in quinta, mettere dentro gli standard, li vado a prendere nel sistema americano, sono molto ben codificati, ma posso prendere anche i nostri, delle programmazioni che abbiamo, e poi inserire i contenuti e vedere cosa viene fuori. E vi viene fuori un lesson plan diverso in 5E, 5 passaggi delle 5E, che è un modo diverso di pensare la didattica rispetto a questa roba qua che mi ha dato dei moduli. Lo sostituisce? No, lo integra, lo può integrare. Ho passato il messaggio? Se ho passato il messaggio, chiudo. Per fare sta roba qua, cioè per passare da una scuola superiore fondata essenzialmente sulle lezioni, e questa è una lezione in questo momento, a una scuola un po' più di compiti di realtà, investigazioni, addirittura anche progetti, cioè da così a invertire un po' meno lezioni, un po' più, perché quella roba là la possiamo far fare un po' di più alla macchina, ok? Non sostitutivamente, ma in maniera accompagnata. Per fare questa roba qua servite voi, servono docenti che, come nella slide iniziale, non siano il genio della lampada, ma siano un po' la lampada e quello che viene detto alla lampada. E per fare questa roba qua porto acqua al mio mulino. Nel PNRR c'è scritto DM66, lo state progettando, scade settimana prossima, c'è proprio scritto di costruire team di docenti ricercatori che creano comunità di pratiche, perché è così che miglioriamo. E l'acqua al mio mulino non è altro che moltiplicare i docenti Socrate, cioè quelli che sanno di non sapere e quindi si mettono a studiare, a fare, a provare, a sbagliare, a farsi il mazzo. E voi siete questi docenti qua. Quindi buoni workshop e buon pranzo. Bene, grazie Alberto. Allora, io invito tutti, fuori abbiamo un pranzo organizzato per voi. Iniziamo i workshop puntuali alle 2, quindi qualche minuto prima delle 2,
magari 10 minuti prima il ricercatore e il docente vi accompagnerà negli spazi. Controllate fuori i vostri nominativi sui vari turni dei workshop. Come dicevo prima, non so se tutti hanno sentito, i seminari di questa mattina sono stati registrati, vi verrà, diciamo, segnalato il link del video, e anche i materiali dei ricercatori saranno messi in condivisione con i partecipanti all'evento. Quindi grazie ancora dell'attenzione e anche dell'attenzione davvero che avete dato questa mattina. Grazie a tutti.